Vi auguro una serena giornata. Il messaggio di oggi è screma le amicizie. La tua abbondanza è influenzata dalle persone con cui trascorri il tempo. Quindi valuta bene le tue frequentazioni e i tuoi rapporti. Scegli persone che siano fonte di ispirazione, generose e che ti sostengono. Questa carta ti ricorda che al momento sono le tue relazioni a incidere sull'abbondanza. Le persone che ti circondano possono influire sulla tua energia, sul tuo aspetto e sulle tue capacità di manifestazione. I primi individui che ti vengono in mente sono quelli che stanno agendo nella situazione attuale. Fidati del tuo istinto. Forse non sono le persone in sé a distrarti dai tuoi sentimenti verso di loro. Sembra che tu ti sia fatto coinvolgere in una qualche situazione drammatica che ti sta allontanando dal tuo cammino di vita. Può trattarsi, per esempio, di un tormento interiore, come litigare con qualcuno nella tua mente, oppure essere arrabbiato o spaventato da qualcuno, o altri processi che ti succhiano energia. È venuto il momento di fare un'analisi onesta dei sentimenti che provi per le persone della tua vita, compresi gli amici dei social media. Se qualcuno danneggia la tua autostima o la tua capacità di concentrazione, è ora di chiederti se questa relazione sia tossica. Discutere apertamente o lavorare aiutano a migliorare questo tipo di rapporti. A volte è sufficiente prendersi una pausa. Fidati del tuo cuore, lui conosce la verità. Quando lasci andare una relazione tossica, fai spazio nel tuo cuore e nei tuoi impegni perché arrivano nuovi rapporti sani. E ovviamente una relazione positiva con te stesso e con il divino è fondamentale per la tua salute, la felicità e l'abbondanza. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una serena giornata.